Ariete, si profila un ottimo periodo baciato da Venere e Mercurio in transito nel segno che vi inclinano a vivere con uno sguardo in più rivolto al gusto della vita, all'amore, alla convivialità. Ne beneficiano quindi le faccende di cuore, così come gli incontri e le questioni inerenti al lavoro. Toro. Oggi la Luna si pone in aspetto di opposizione e può suscitare una disarmonia intima, una irritabilità prodotta dalla vostra emotività distorta. In realtà il periodo è di buona qualità, siete effervescenti e desiderosi di novità. Urano vi stimola i cambiamenti. Gemelli. Migliora il vostro quadro astrale, si smorzano le incomprensioni, i conflitti amorosi e anche in ambito lavorativo, nei programmi in corso, vanno definendosi alcune soluzioni soddisfacenti. La sfera delle amicizie viene rafforzata e vi appaga col suo movimento positivo. Cancro. La fase attuale vi vuole piuttosto smaglianti e determinati, tuttavia intervengono influenze astrali disarmoniche che inquinano la capacità di trovare sintonia nei rapporti interpersonali e in quelli sentimentali. Dovete dialogare con più profondità, ma senza capricci. Leone. Giornata sottotono per voi, prevale una sotterranea vena di irritabilità che disturba le vostre aspettative. Alcuni eventi possono modificare le vostre motivazioni e convinzioni. Siete soggetti a cambiamenti spesso spiazzanti. Tuttavia riprende tono l'amore e la vita di relazione. Vergine. Il cielo astrale si libera delle dissonanze che vi hanno inflitto un periodo sfocato e confuso. Adesso tutto torna al proprio posto, rafforzando la volontà di portare qualcosa di nuovo nella vostra vita. Le decisioni sono un po' sofferte, ma formano le basi per nuovi progetti. Bilancia. Periodo marcato da una serie di conflittualità che si riversano prevalentemente in amore, nella capacità di dialogo, così come in alcuni accordi di lavoro. Dovete subire una serie di contrattempi, probabilmente, ma non vi manca la grinta di un Marte favorevole che vi spinge ad alzare il tono. Scorpione. La Luna oggi transita nel vostro segno e amplifica il lato emotivo, vi fa desiderare una sintonia interiore che però non sempre riuscite a trovare con fermezza. È un momento meno appagante che vi vede concentrati su questioni più materiali, concrete. Non sono esclusi eventi inaspettati. Sagittario. Marte opposto vi mette sempre in uno stato apprensivo, vi orienta all'impulsività, però il cielo astrale adesso volge al meglio e addolcisce qualche asperità con passaggi planetari favorevoli che migliorano le relazioni sentimentali, nonché le questioni di lavoro. Capricorno. È un periodo meno fluido per quanto riguarda la vita sociale, i contrattempi quotidiani, le piccole discussioni in amore. Eliminate le tensioni di un conflitto personale interiore tra istinto e razionalità. Dovete trovare un giusto equilibrio, lasciando spazio alla leggerezza. Acquario. Si intensifica la necessità o la volontà di comunicare in ogni forma le vostre sensazioni e convinzioni. Siete molto efficaci nel portare avanti i vostri programmi di lavoro e personali. Attenzione a fatti improvvisi che possono capitarvi, oppure siete voi stessi
che avvertite la necessità di nuove strade. Pesci. Momento di scontro tra una realtà radicata alla quale siete abituati e tra l'innovazione, la voglia di mandare all'aria qualcosa che non va. Le questioni legali o i rapporti con l'autorità possono diventare problematici. Meglio usare sempre prudenza e non fidarsi troppo di tutti. Buone stelle!